The New Stories. La tua informazione libera. Una giovane di 20 anni, originaria di Vasto, è stata trovata senza vita in un bed and breakfast nella zona universitaria di Bologna. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita in un bed and breakfast nella zona universitaria. Secondo quanto appreso dalla testata abruzzese Il Centro, la giovane si sarebbe tolta la vita con un gesto estremo. La tragedia si è consumata in via dei Bibiena. Il cadavere della ragazza è stato scoperto venerdì 1 marzo. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia che hanno svolto i primi accertamenti. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno ipotizzato che quasi certamente si sia innanzi a un caso di suicidio. A far propendere per il gesto estremo e volontario il fatto che nel corso del sopralluogo della polizia all'interno del B&B è stata trovata una lettera scritta dalla ragazza, la quale avrebbe messo nero su bianco i motivi che l'avrebbero spinta a togliersi la vita. La famiglia della ventenne, dopo aver appreso la tragica notizia, è distrutta e raccolta nel dolore. Il quotidiano dell'Abruzzo Il Centro ha inoltre raccontato che nell'estate di 2 anni fa la giovane si era diplomata con il massimo dei voti a Vasto. Fu anche premiata in municipio, insieme agli altri studenti diplomatisi con 100, dal sindaco Francesco Menna. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.